nell'ambito della settima edizione dei Luoghi del Cuore, il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, intesa San Paolo, hanno sostenuto il progetto di restauro del monumentale portone d'ingresso del Museo Civico Gaetano Filangieri. E con noi il presidente del direttore, Gianpaolo Leonetti. Opera meritevole, direttore. Eh sì, è un'opera meritevole di cui dobbiamo essere grati al FAI, che ormai è sostenitore in maniera straordinaria del patrimonio culturale italiano. Dobbiamo essere molto grati a Banca Intesa che la sostiene, dobbiamo ringraziare la soprintendenza di Palazzo Reale che ci ha guidato nel restauro complicato e dobbiamo ringraziare l'associazione Salviamo il Museo Filangieri Onlus, la quale ha raccolto la somma che, unita al contributo del Banca Intesa, ci ha consentito il restauro. Parliamo un attimino del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Quindi il Museo Filangieri ha annoverato in questi luoghi di prestigio. Cosa lo rende sempre prestigio? E poi è una pietra miliare per la napoletana di Napoli e non solo. Ma guardi, quello che lo rende di prestigio, basta salire, entrare dentro, è un concentrato di capolavori. Pittura, scultura, arti decorative. Ma quello che lo rende ancora di più un luogo straordinario, un luogo che Bruno Molaioli dopo la guerra disse era uno dei due che Napoli assolutamente non poteva perdere, e l'altro per capirci era la Basilica di Santa Chiara, è che questo luogo è frutto di una concezione etica del fondatore Gaetano Filangieri, principe di Satriano, ricco, bello, nobile, che dedica tutte le sue fortune, tutte le sue capacità per la salvaguardia del patrimonio culturale della città e per la formazione dei giovani. Perché questo museo si chiama Museo Civico Gaetano Filangieri, ma non appartiene all'amministrazione pubblica. Questo museo è una fondazione privata, ma il nome civico lo impose lui, perché è un museo che serve alla città, per la città, e quindi questo messaggio etico, questo testamento morale che lui ci ha lasciato è forse in assoluto il capolavoro più grande che abbiamo qui al museo. Le istituzioni sono vicine al progetto, sono vicine al Museo Civico Filangieri? Le istituzioni sono vicine al Museo Filangieri nell'ambito delle loro capacità e disponibilità. Noi sappiamo tutti che le istituzioni pubbliche non versano in condizioni di grandissima capacità e floridità, e quindi avremmo bisogno di più. Quello che non ci mettono loro, riusciamo in un modo o nell'altro a ricavarlo da loro. Presidente, un'ultima battuta, un saluto alla nostra Napoli. Beh, la nostra Napoli, posso salutare anche Guido Donatone, Italia nostra, nostra Napoli, Italia nostra. Filangieri siamo. E il presidente del circolo artistico politecnico, sì. Adriano Gaito. Tutti amici, un saluto alla nostra città. Queste sono le eccellenze della nostra città. Se lavoriamo su questa abbiamo già vinto. Facciamo 7-1. Direttore, un'equazione letteraria chiaramente. Allora, Banca Intesa sta al Museo Civico Filangieri come la cultura sta al FAI. Sì, è una bellissima equazione quella che ha detto. Certo, Intesa San Paolo collabora e partner primo del FAI già fin dalla prima edizione dei Luoghi del Cuore del 2004. Sono passate tante edizioni che sono biannuali, quindi una ogni due anni. Questa del Filangieri era la settima edizione, oggi siamo già nella ottava edizione. Intesa San Paolo è sicuramente riconosciuta come una banca forte sul territorio, ma pur sempre una banca, quindi ha necessità, voglia di dare voce al cittadino attraverso il progetto dei Luoghi del Cuore, attraverso il coinvolgimento delle nostre filiali, attraverso il coinvolgimento delle nostre persone, coinvolgimento che è fattivo per la segnalazione di opere minori da restituire alla collettività, come quella che oggi abbiamo presentato qui al Filangieri. Quindi Banca Intesa apre oggi un'altra finestra sulla cultura partenopea, e non solo, credo. Assolutamente sì, sono 68 i progetti già portati a termine
tra Intesa San Paolo e FAI in 15 regioni diverse. È bello poter dire che tra le regioni che hanno maggiormente segnalato i luoghi del cuore c'è proprio la nostra Campania, e quindi non solo la napoletanità, ma tutto il sud ha bisogno di tanta rinascita della nostra splendida cultura. Grazie, grazie direttore. Grazie a lei. I luoghi del cuore, Banca Intesa San Paolo e il FAI. E qui con noi abbiamo la rappresentante del FAI per la regione Campania. È un trinomio perfetto. Infatti, però poi voglio dire ancora di più, il FAI è il braccio operativo ed è quello che conta. Chiaramente Banca Intesa dà il suo finanziamento e anche quello forse può sembrare che conti, insomma insieme riusciamo a fare questo progetto che è molto di proposizione verso i cittadini, verso quelli che vivono in un territorio, e quindi votando un luogo del cuore, più luoghi del cuore, naturalmente ci consentono di raggiungere una graduatoria di voti che permette di dare il finanziamento, ma il FAI lo segnala, li sceglie, organizza i censimenti, organizza i comitati, quindi siamo contenti di partecipare a questo progetto. In conferenza stampa si parlava di numeri 40.000, 5.000, ma poi sono i numeri che danno spessore, oppure è la concretezza appunto della realizzazione dei progetti? Sono tutte e due insieme, perché naturalmente senza i numeri, lei ha visto, prima si è detto noi cerchiamo di avere pochi iscritti, ma senza iscritti si direbbe non si cantano messe, non abbiamo i fondi, noi viviamo della partecipazione degli iscritti, a parte gli sponsor, a parte i grandi donatori, quindi dire numeri che aumentano, dire 150.000 rispetto a 80.000 significa avere una persona che dà 39 euro all'anno, quindi facciamoci due conti. Noi in Campania pure abbiamo incrementato molto, siamo diventati 4.000 ed eravamo 800 quando io nel 2010 sono diventata presidente, quindi ne siamo orgogliosi. È un trend nazionale chiaramente, però che anche qui ci sia questo sviluppo naturalmente ci fa piacere. Quindi l'apertura di metaforica di questo portone appunto è, sta a significare la finestra su Napoli, sulla cultura napoletana. Cos'altro c'è in cantiere? Guardi, prima abbiamo parlato di Villa Livia e l'acquisizione di Villa Livia in qualche modo per la gestione, per la funzione da parte del FAI, in forme da studiare e valutare, e naturalmente è più un sogno per ora, però incrociamo le dita. Grazie, grazie. Grazie a lei. E sapete quale cassaforte di tesori esso sia, e soprattutto quale sia il valore del testamento etico di Gaetano Filangieri, che lo fonda per la città di Napoli, per salvare il patrimonio storico e artistico e soprattutto per dare una prospettiva migliore ai giovani della città, in una città che abbiamo perso di tempo. Problemi sui riferimenti e sui giovani credo che ne abbiamo ancora oggi, però questo museo si cambia per proseguire il sogno del mondo. Quindi io mi limiterò ai ringraziamenti e nell'ambito dei ringraziamenti a qualche ragionamento. Naturalmente il primo
finanziamento è al FAI. Il FAI, che è una straordinaria istituzione che da tanti anni salva e protegge il patrimonio culturale e ambientale del nostro paese e che ha fatto tantissimo bene. E oggi io sono convinto che sotto l'energica, appassionata, intelligente, dinamica guida di Maria Rosaria De Divitis colmerà quel piccolo gap di interventi e di presenze che fanno del FAI una istituzione fortemente nordocentrica. Quando qualche anno fa ad uno dei presidenti del giornale del FAI mi fece osservare quanto fosse squilibrato l'intervento del FAI sul nostro paese, mi fu risposto che questo dipendeva uno dalla quantità di associati al FAI che per regione erano diventati e due dalla disponibilità di finanziamenti, perché il FAI ovviamente non ha dietro le spalle una cassaforte a cui attingere in ogni momento, e quindi che le due caratteristiche associate esso si ritrovano più facilmente al nord, e quindi gli interventi non erano proporzionati alla quantità di interventi da fare, ma alle capacità di realizzare. E questo mi porta al secondo ringraziamento, ed è a Banca Intesa, perché Banca Intesa, che è un'istituzione che ha una grandissima attenzione al patrimonio culturale, lo dimostra se non altro il lavoro che stanno facendo a Palazzo, io chiamo Colonna di Stigliani e non Zelatos, per il fatto campanilistico, mettiamola così, e stanno facendo un lavoro formidabile, hanno restituito alla città un luogo che fa cultura ad altissimo livello partendo molto spesso dal patrimonio che si possiede. Nel caso specifico loro hanno finanziato questo straordinario momento, e per me è questo straordinario istituzione che sono i luoghi del mondo. Ma parlando di finanziamenti, permettetemi una digressione e voglio parlare un istante dell'Art Bonus. L'Art Bonus è una legge del ministro Franceschini che consente dei forti sgravi fiscali a chi interviene a sostegno delle istituzioni culturali pubbliche, musei, teatri, musica. Questa legge andrebbe profondamente modificata e i risultati lo dimostrano chiaramente. Vi do lettura dei dati alla metà del 2016 dell'Art Bonus, sono dati del ministro Franceschini. Su 100 milioni di euro erogati da privati, 3 milioni e mezzo di andati privati, 45 milioni di euro agli enti, 51 milioni di euro di imprese. Quindi è una legge che apparentemente è orientata alle imprese, non ai cittadini. E soprattutto poi, se andiamo a vedere la distribuzione geografica di questa cosa, sui 100 milioni di euro, 33 milioni di euro sono la Lombardia, 20 milioni di euro il Veneto, 11 milioni di euro l'Emilia Romagna, 15 milioni di euro il Piemonte, la Campania 600 mila euro, lo 0,6%. Non parliamo della Calabria che ha 0 proprio e della Molise che ha 0 proprio. Allora, questa struttura è fatta dalle imprese per il patrimonio pubblico. Io sono cosciente del fatto che il patrimonio pubblico italiano è straordinario e che ha un bisogno straordinario di essere sostenuto, quindi non è assolutamente un discorso contro il patrimonio pubblico, quello che sto facendo. Ma considerare privato il Museo Filangieri, perché è un ente morale della fondazione, è un assurdo. Questo soggetto giuridico
fa servizio pubblico da 140 anni. E che scrive però dalla bonus? Ma non è solo così, anche lì. A Napoli sono esclusi il Monte Manzo di Scala, il Monte della Misericordia, San Giuseppe dei Lupi. Ce ne sono una quantità enorme di istituzioni che avrebbero bisogno. E queste istituzioni avrebbero sì la capacità di accedere, se avessero la capacità di accedere a un'altra cosa, metterebbero in moto il mecenatismo dei privati, perché noi non facciamo interventi da decine di milioni di euro, facciamo interventi da migliaia di euro, come quello di Cortone d'Orcia. Allora, immaginate quale potrebbe essere l'effetto dirompente sul patrimonio privato ma di servizio pubblico che abbiamo in Italia, se accanto ai luoghi del cuore si accoppiasse la possibilità di far contribuire a vicinati privati a cui venisse riconosciuto uno sconto fiscale. Noi abbiamo fatto questo intervento con 5.000 euro che ci ha dato di fare, e gli altri 5.000 euro li ha recuperati la benedetta, qui vado al terzo di finanziamento, istituzione che si chiama Salviamo il Museo Filangeli Onus. Scusate che devo fare un complimento a mia sorella Pietro. Grazie. E a quelli che volontariamente convengono là, perché il Museo Filangeli 5.000 euro da accoppiare a quelli del FAI non li avrebbe avuto. Ed è assurdo che io non possa andare a sollecitare i miei amici in centro di Ciaraia il beneficio di scala se mi dai il consolo per restare a un quarto, perché non troverebbero pace se non lo permettessi. Quindi questo è un discorso serio, io spero che Banca Intesa e FAI si battano per modificare questa legge, per consentire uno di finanziare le istituzioni di Roma, che senza nulla della e due, per consentire ai privati di avere il beneficio fiscale. Detto questo, torniamo ai ringraziamenti. Un altro ringraziamento importante va alla sovrintendenza. Mi dispiace che oggi qui non è con noi anche la Schiattarella, che è stata per questo periodo, restante del portone, responsabile del Museo Filangeli. Lei ci ha seguito, ci ha aiutato, ci ha corretto alcuni punti, ci ha indirizzato, soprattutto perché sul portone, e adesso vorrei di far partire le immagini, gli anni avevano accumulato una tale massa di schifezze per cui non si sapeva come realizzare questo museo. E devo dire grazie a Guido Carrillo, a Luca Manzo, a Nadia Carrella, che hanno scovato, scavando nell'archivio del museo, delle immagini che sono queste che vedete scorrere, che sono disegni fatti all'epoca da Gaetano Filangeli, che rappresentano le sue idee progettuali di come realizzare il museo. E tramite questo Angelo Schiattarelli ci ha invitato a quello che avete visto. Ora scorreranno delle immagini dello stato del museo prima dell'intervento e voi vedrete la quantità di vernice, di cementite, di smog, di sporcizia, di polvere che si era accumulato. Molti dei fregi, dei decori, le porte di chiesa non erano assolutamente riconoscibili. Io vorrei che le guardassi un attimo con attenzione perché fanno impressione. Guardate le porte, ci avevano messo sopra lo stucco, quindi non erano assolutamente più riconoscibili. E poi il colore, c'erano anche delle piccole lesioni del legno, ma per fortuna non particolarmente gravi, ma era stato tutto ricoperto di pittura, 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 e le lavora è stato un lavoro difficilissimo. E andiamo al nostro ringraziamento, Rosaria Di Leo che è nascosta là dietro mi ha sopportato per questi 6 mesi perché le telefonate delle faceva a casa la sera alle 12 e ha fatto un lavoro straordinario.
Guardate, questo è il disegno, tra l'altro, dello stemma della famiglia Como, perché Gaetano di Nagrini portò in mente sia la doppia F, che era poi una parte del disegno del piastrello, del piano di sopra. Guardate che cos'era il rivestimento su questa parte e poi il portone aveva avuto una forma di bucciardatura, non so come definirla, che era totalmente appiattita dallo stupro della pittura, e levarla è stato un lavoro pazzesco. Quindi oggi ringraziamo Franca Intesa, ringraziamo Alfano, poi Laura per la sovrintendenza, salviamo il Museo di Angelionis. Insomma, oggi è un'altra bella giornata in cui restituiamo un fatto. Adesso vedi le immagini del prodotto finito, sono state imbarazzate di una provvidenza. E quindi io ringrazio voi di essere venuti e lascerei a Marisella di benissimo. Caro direttore, a cui io sono legata personalmente da molti anni, quando nella mia veste precedente mi occupavo anche in maniera decisa, utile per l'archivio del Piemonte della Misericordia. E lui allora, sia come governatore, sovrintendente, è stato sempre molto attivo a creare il meglio dovunque sia stato. Adesso che è il direttore di questo museo, dicevamo prima Costina Servasio, per esempio, che in altre città sarebbe una chicca, eccetera, ma piano piano lo sta diventando anche questo. E questi eventi servono a segnalare questo museo, a farlo vivere e a garantire l'attenzione della città, come l'ha avuta il FAI. Il Museo di Tangeri, per il censimento dei luoghi del cuore dell'edizione passata, aveva avuto un certo numero di voti, non tantissimi da risultare proprio tra i figli d'Italia, che capitò purtroppo per il museo di Totò, 40.000 voti andati in fumo, perché le istituzioni non si riuscirono a mettere intorno a un tavolo. Invece questo, con le sue migliaia di voti, erano 4-5.000, adesso non ricordo, a un certo punto, quando da Milano hanno detto che cos'è, io mi sono permessa di spendere una parola e dire, al di là dei voti conta la qualità, e comunque c'è un'attenzione di migliaia di persone, quindi un piccolo intervento, perché ovviamente questo è un piccolo intervento del FAI, con la collaborazione naturalmente del direttore, quindi del museo stesso, ci siamo messi insieme con questa brutta parola che si dice oggi troppo in sinergia, ma è così, abbiamo riunito le nostre energie per arrivare a questo risultato. Può sembrare che il portone sia poco, ma il portone è anche significativo. Il portone è l'ingresso a questo museo, quindi quando dobbiamo andare nella sala A, vedere qui le armature, vedere anche l'archivio, che mi è molto caro, perché anche per quello suo tempo, penso l'intendente, poi Nadia Barrella, Renata De Lorenzo, ci hanno tanto studiato, ci hanno offerto pubblicazioni fondamentali. E allora voglio dire, il portone ha un senso anche simbolico, e fai questo lavoro. Cogliere, all'epoca si parlava di finestre, di altre cose, e il portone ci sembra invece significativo. Io non voglio parlare troppo di più, però qualche parola per dire il valore del FAI, a cui appartengo il mio onore di essere nel FAI come presidente, sono reduce da un convegno a Torino finito domenica, in cui ha sentito il dovere di farlo sul tema della valutazione del rischio e sulla prevenzione, perché quando abbiamo delle regioni molto forti anche come presenza di FAI, come le Marche, Lazio, l'Abruzzo e l'Umbria, devastate da questo terremoto, è chiaro che non potevamo che fare un convegno su questo tema con tutti i suoi esperti, anche i nostri esperti locali sull'ambiente. Appena si apre il sito del FAI, la quale cercava, qui c'è Guido Donatore, di fare qualcosa del genere per l'Italia nostra, all'epoca non era l'interprimatore, si rivolse a Primaverde e disse tu devi fare un'associazione sullo stile del National Trust.
a cui ci ispiriamo continuamente. Poi le capacità, la fiducia anche che c'è altrove, hanno donato bene e bene, ne abbiamo acquisiti tanti e si continua ad acquisirli. L'auspicio Giancarlo, qual è? Lo diciamo insieme. Siccome oggi si parla tanto di Villariglio perché ci si è fatta la fiducia dei bastardi di Pizzo Falcone, io da anni vado a nominare e dico, ma noi dobbiamo acquisire Villariglio. Oggi anche perché il PAI ha studiato nuove forme di convenzioni, comodati, di rapporti, non solo donazioni e istituzioni a titolo oneroso, ma con queste nuove forme ho capito che forse i tempi possono essere maturi. E perdonate se lo dico, meglio del PAI in città con tutte le associazioni che si possono essere, naturalmente con il contributo di tutti e l'augurio di creare anche lì questa vita meravigliosa che sia qualcosa di recuperato. Una vita abbandonata non è una vita che poi in fondo o in fondo abbia bisogno di andare. Banca Intesa si sta vicina come sempre. Quindi ora ci sono sempre i centri del stamattina, giusto, stavo per uscire, andavo di fretta, mi ha chiamato un signore che conoscevo che abita a Palazzo di Diomede Garaffa e che con l'amministrazione del condominio hanno cercato di restaurare la colonna, altre cose, la famosa campa di cavallo che ora sta al museo archeologico e naturalmente quel portone meraviglioso che noi tacciamo di dire che sia del 400 perché abbiamo paura che sia devastato, che sia profanato. Io la mia sovrintendenza più un tempo, finalmente si sta trasferendo al Palazzo Garaffa, fu dopo le battaglie delle assise di Palazzo Magliano, con troppa vita dietro, per parlare poco, e allora fu destinato, appunto c'è una scuola, alla sovrintendenza archivistica che ora finalmente dopo 40 anni di lavoro si trasferisce. E quindi a proposito di quello, naturalmente io ho bloccato subito, ho detto se mi sta chiedendo un contributo del fare, dico subito che non si può, però esiste dei luoghi del cuore, io non lo sto andando al museo di Gandieri, ma non lo sapevo neanche era un portone chiamato dall'alto. E quindi hanno detto guardi pure se per caso spontaneamente il palazzo ha avuto dei luoghi, poi mi ha richiamato e dice il palazzo che l'ha avuto sei luoghi, lui anche l'abbia poteva fare. Grazie moltissimo dell'attenzione, ringrazio festeggiamo oggi una tappa molto importante. Il direttore prima ha accennato al fatto che io con la gestione e l'esecuzione di questo lavoro non ho collaborato, è stata la mia collega e amica Angela Schiattarella con due restauratori, Tilano Conso e Teresa Donadio, che hanno seguito un lavoro appassionato condotto da Maria Rosaria Di Leo per conto della grafia. Un restauro complesso, ma prima di parlare del restauro permettetemi di fare un attimo, un secondo, un passo indietro su come secondo me dobbiamo leggere la giornata di oggi nell'ambito di un percorso, che è fatto di piccole tappe. In questo Giampaolo, oltre al Museo Filangieri, mi sono anche abbastanza occupata della stazione zoologica e penso che Giampaolo abbia delle affinità veramente con il carattere di Anton Dorn, che era il fondatore di questo spazio, perché Giampaolo è un catalizzatore di energie, di persone, riesce veramente a incanalare le forze culturali ed economiche di tante persone intorno ai progetti. E diciamo, il percorso di Giampaolo Lunetti come direttore del Museo Filangieri è stato già ricco molte tappe consistenti, il restauro di questa sala, il restauro della sala abita, tutto il cantiere diciamo di ICL, ora c'è in ballo un altro lotto di lavori molto importante e molto significativo, di cui appunto Pisaola diceva ora l'ascensore che consentirà l'accesso ai tappi, ma non solo questo, sono tutto un percorso che va avanti, di cui però non guardiamo sempre solo quello che c'è da fare. Guardiamo anche quello che è stato fatto, che non è poco, che lui è faticato, cioè appena fa una cosa subito per lui, la cosa fatta non ha più importanza, bisogna andare avanti per avere. Invece secondo me è importante anche sapersi guardare indietro. E questo, e scusatemi, voglio diciamo
non essere d'accordo anche con Misa sul problema dei numeri del testato di cuore. Il portatore del Museo di Rangeli ha avuto 5.000 voti, forse sono pochi di tutte 40.000 del Museo di Rangeli, ma certamente sono moltissimi in un percorso. Quello che fa il FAIC non è solo di promozione, ma è anche quello di legare un legame, diciamo, dei cittadini con il proprio territorio. Per cui 5.000 voti in un percorso di appropriazione, diciamo, della città, di questo museo, perdonate, non sono proprio d'accordo con Misa che sono pochi. Va compresa, diciamo, che da ancora, diciamo, Intesa San Paolo, come grossa cosa, ma, diciamo, che in tutte le sue prebanche ha sempre seguito la cultura. Questa, diciamo, è un'altra caratteristica fondamentale, quando c'era la Banca Popolare di Vicenza e poi l'Istituto San Paolo, che ha coordinato, cioè tutte le prebanche che poi sono costruite in Intesa San Paolo hanno sempre avuto, indipendentemente dalla fiscalizzazione, dalla defiscalizzazione delle cose, un grande interesse economico. E oggi il portone è un po' lietto da visita. Il fatto, ricordava prima Giampaolo Rodetti, lo stemma di Langeri, lo stemma di Palazzo Como, è un po' quindi la summa di quello che era il percorso culturale della protezione di questo museo. Lui, grande uomo di cultura e di scienza e di estraordinaria capacità, che si fa dare le mura a volte di questo palazzo per fare dentro un museo di modernissima concezione. Un portone che era in uno stato di conservazione abbastanza compromesso. Il restauro del portone è sempre molto difficile. Prima, perché in generale un portone ha un senso solo se, soprattutto il portone della fine dell'Ottocento, se ancora assolve la sua funzione originaria, che è quella di aprirsi e di chiudersi e, diciamo, di mettere in sicurezza l'accesso in posto. Per fortuna qui c'era qualche dissesto, qualche cose che si sono potute prendere appunto, ma da un punto di vista funzionale non c'erano, diciamo, grandi danni. L'altro problema, diciamo, grave dello stato di difficile, non grave, con cui ci si trova sempre ad andare incontro dello stato dei portoni, è quello di questa funzione dell'uso. Proprio per questo l'Ovest, biglietto da visita del posto, sono sottoposti ad una manutenzione maggiore degli altri beni, anche perché non sempre in passato se ne è riconosciuto il loro valore di opera d'arte, per cui spesso era una di quelle cose che poteva essere fatta nei secondini delle pendenti, una manutenzione come si può fare quella nel portiere del palazzo, cambiare l'interruttore, diciamo, ora nel portiere. E qui, diciamo, nei confronti di questo portone ci si è trovati, come sempre, di fronte a una complessa stratigrafia, però permettetemi di vedere ora un attimo la situazione con gli occhi un po' più lucidi, forse, diciamo, chi non ha seguito la cosa, anni che segue il Langeri, per una serie di, diciamo, di multiformi passaggi del nostro ministero, cioè è impossibile assumersi, c'è stato un momento in cui non sono stato ancora del per fare un spesso per fare bene un lavoro c'è bisogno di tante cose messe insieme. Quindi per arrivare alla produzione e alle scelte di questo restauro, per aver riportato a vista il legno, diciamo, originale di castagno con cui è fatto il portone, cosa che Giampaolo dal primo momento
cercava invece di muoverci nel ministero, diciamo così, su altri parametri, in realtà questo è stato, diciamo, frutto di un, diciamo, di un lavoro di tipo. Prima di tutto, naturalmente, le osservazioni, le scelte, la conoscenza che nel rapporto vis-à-vis di tutti i giorni Maria Rosaria Di Leo, che ha condotto l'intervento, e quindi è entrato in quel rapporto osmotico che si crea sempre tra l'operatore e il manufatto, ci diceva, perché Maria Rosaria diceva sempre al primo minuto che, diciamo, secondo lei era molto probabile, diciamo, probabilmente queste sono decisioni che si sono poi rafforzate nel corso del lavoro, che il portone potesse essere di legno, perché c'era una, diciamo, un protettivo, qualche cosa che lo isolava leggermente dagli stati sovrastanti. Altra cosa che, diciamo, ha portato la situazione, cioè, alla decisione alla consapevolezza che il portone fosse in origine, è stato lo studio della stratigrafia degli strati sovrappesi al portone. Il primo forse è stato, diciamo, un protettivo, una prima mano di colore, poi uno strato molto compatto, uno stucco moderno, diciamo, tipo cementite, poi una seconda mano di colore. L'osservazione di questi strati, non tutti omogenei su tutta la superficie, e l'osservazione di tutta questa stratigrafia non troppissimo complessa per essere un portone, perché, diciamo, ci troviamo sul portone della seconda metà dell'Ottocento, quelle volte ci si trova a lavorare su portoni trecenteschi, quattrocenteschi, su cui la stratigrafia è più articolata. La stratigrafia anche mostrava che non c'erano strati adesso alla superficie, né particolarmente. E poi i disegni segnalati da Radio Barrella, disegni relativi alla fase di progettazione e esecuzione del palazzo, dell'idea iniziale di quello che dovesse portare, perché poi l'assetto decorativo è stato diciamo leggermente cambiato, in cui si è parlato, in cui si vede con assoluta chiarezza il meglio. E poi tutti questi elementi, nessuna di queste cose mai rimette. Il restauratore si può sbagliare, la stratigrafia può essere fuorviante, perché lo può osservare delle parti sbagliate, il disegno può essere una prima idea e quindi poi il percorso dell'oggetto può avere preso altre strade. La cosa fondamentale qui, su cui, diciamo, c'è stata poi una profonda maturazione di una convinzione collettiva, perché al di là della prima idea che c'è Paolo, che sembrava un minuto, sapeva tutto, però in realtà è stato un percorso, diciamo, profondamente condiviso tra Maria Rosaria Di Leo, Angela Schiattarella, Teresa, Tina. Cioè, l'importante in queste cose è cercare di andare avanti insieme, di ragionare insieme e di condividere. Quello che è stato la cosa probabilmente di rimettere, dare troppo ragione a Giampaolo, è stata l'osservazione ravvicinata del manufatto dopo aver eseguito i primi saggi di pittura, pittura che è stata estremamente complessa, questi strati erano molto spessi e non facilissimi da ricordare. Perché? Perché la superficie del portone si è dimostrata lavorata, diciamo, attentamente lavorata, con tutto un lavoro di pulino, cioè di incisione, di piccoli buchi con delle punte nelle parti rosanche, nelle parti localizzate. Lavoro che, diciamo, certamente non avrebbe avuto, un lavoro, diciamo, difficile e complesso, lavoro che non avrebbe avuto ragione di esistere, di essere stato fatto, se, diciamo, la superficie non fosse stata vista. Tra l'altro, non dimentichiamo che siamo in un momento, alla fine dell'Ottocento, in cui questo gusto un po' eclettico, diciamo, neogotico, come diceva la mia amica Antina del Conso del Venire, forse neorinascimentale anche, penso io di più, insomma, in cui portava un grande amore
E allora, diciamo, si è deciso poi dopo di riportare a vista, perché noi siamo convinti sia la strada originale. Permettetemi a questo punto, siccome veramente io non ho fatto nulla in tutta questa situazione, di poter veramente riconoscere il lavoro di Piera, Don Paolo, Lisa, di Intesa San Paolo, ma anche di tutti, di Nadia Barrella, di Luca Manzo, di tutti quelli che veramente, diciamo, insieme con lo staff più stretto dell'esecuzione della voce, della Sara Di Leo, Angela Schettarella, Pino Alconso e Teresa Donadio, hanno portato avanti ognuno per la propria piccola parte un altro importantissimo recupero di questo museo che tutti quanti noi avevamo passato. Vorrei prendere proprio lo spunto da questo. Io mi trovo d'accordo con tutti, non sono contro nessuno. Prima di tutto ringrazio tutti quanti presenti per questa accoglienza, la prima volta che ci sono di fronte ad una splendida in un contesto che è assolutamente meraviglioso veramente. Anche se, come si ricordava anche prima, il patrimonio artistico anche delle banche è eccezionale. Io da pochissimo dirigo l'area di Napoli Centro e sono entrato quindi nel palazzo di Via Toledo, che è meraviglioso dal punto di vista culturale. Quindi veramente mi incanto certe volte a vedere delle cose che sono stupende. Il ruolo della banca, mi hanno preso in giro dicendo la cassaforte finanziatore. Il ruolo della banca è anche proattivo, molto proattivo, perché attraverso le nostre filiali noi proponiamo degli spazi fisici al FAI per permettere al cittadino di votare il proprio luogo del cuore. Il luogo del cuore è qualcosa che dà emozione, dà sentimento, dà vigore al territorio. La nostra organizzazione interna è fatta dalla parte più grossa, oltre il corporate che segue le imprese più grandi, eccetera, dalla banca dei territori. Questo è anche nella nomenclatura della banca, di questa divisione, che è la divisione più importante della banca, c'è il valore al territorio, la vicinanza al cittadino. Quindi attraverso il FAI, quello tra parentesi è una collaborazione antichissima, 14 anni, di più. E i censimenti stanno dando sempre più valore a questo. Quindi grazie per questa cosa. Tecnicamente mi spiego, però assolutamente sì, grazie. È il valore vero della banca che vuole stare vicino al territorio, oltre alle imprese, al cittadino, al privato. Quando uno pensa a banca, pensa a mutuo, pensa a finanziamento, che spesso non viene dato, che non è vero, perché ci ricorda il nostro direttore generale che sono stati tantissimi i miliardi impegnati ed erogati qui, anche al sud. Dico anche, perché vado in continuità con quello che diceva il direttore, l'Italia è una, ma le bellezze al sud sono di più, quindi le bellezze artistiche. Quindi abbiamo bisogno veramente di valorizzazione, una sinergia, prima si parlava della sinergia, di mettere insieme le forze. Noi ci siamo con gli spazi fisici, ci siamo con le nostre persone. Ricordo la prima volta che ero direttore di filiale, mi mise questa cosa, questo strano esercizio del fare, cioè, bisogna votare il nome del cuore, un cliente simpaticamente votò me. Difendiamo come luogo del cuore. Semplicemente per dirvi che la banca Intesa San Paolo non è solo una banca del territorio nell'attività tipica che è quella della banca, quello di prestare, prendere soldi, ma soprattutto è banca etica, è banca culturale, è banca che vuole dare valore alla voce dei propri cittadini. Censimento e dare voce ad una, anche un comitato, un quartiere piccolissimo,
verso le istituzioni attraverso la voce di Intesa San Paolo. Grazie ancora. Grazie a tutti quanti voi. Al microfono si sente? Io si sento, sì. Ringrazio tutti quanti voi. Vi invito a partecipare alle iniziative che regolarmente facciamo dalla manifestazione teatrale alto. Tenete presente una cosa, le istituzioni culturali vivono in rapporto alla quantità di persone che le frequentano. Noi abbiamo un estremo bisogno, ma noi qui al Museo Filangieri anche in particolare abbiamo un estremo bisogno di visibilità e di frequenza. L'anno scorso, in un anno di apertura, abbiamo fatto circa 7.000 visitatori paganti. Quando Antonio Puccino ha chiuso il museo 18 anni fa, circa ormai, ne fece 5.500, quindi siamo partiti tutto sommato normale, ma è un numero estremamente elevato. Quindi per cortesia parlate del Museo Filangieri, invitate a visitarlo, è un luogo magico. E Guido Donatore con una parola, gliela diamo subito, dopo che avete intervenuto, se non ci sono altri interventi, saliamo subito. Quando entrate presente in casa, sento il bisogno di esprimere il mio ringraziamento alla famiglia Leonetti, adesso devo dire, perché mi ci sento. E per quanto riguarda Villa Livia, che è stato bene qui ricordare, devo dire che prima della tua presenza come direttore del Museo Filangieri siamo dovuti intervenire perché c'era qualcuno che voleva venire e facevamo mettere un vincolo alla sovrintendenza beni architettonici, ma poi chiese anche il vincolo per i beni mobili, perché avevano visto qui solamente su. Io non so se il vincolo su ben pubblici, però penso che sia stato un'occasione da, ripeto, riattivo questa richiesta. Non posso dichiararmi completamente d'accordo sulla destinazione, cioè dell'assegnazione al FAI. Come ricordato la dottoressa De Vitis, fu Elena Croce a decidere con la tesi di dare vita a questa organizzazione che devo dire ha degli scopi e dei intenti molto diversi da quelli italiani. Per esempio tanto fare sempre gli iscritti. Io cerco di fare meno iscritti possibile, perché continuamente io ho per esempio dei casi, c'è stato un chirurgo, un noto chirurgo napoletano che si voleva iscrivere, ma poi ho scoperto che dopo qualche mese, insomma, aveva realizzato un attico a Piazza Vittorio che ho fatto demolire, sono riuscito a farlo demolire perché a Napoli è difficilissimo far demolire qualcosa, quindi per dire, cerchiamo di essere il meno possibile perché finiamo, ci sono persone che pensano di avere una copertura magari, no, se posso. Per fortuna non c'è capitato. Per quanto riguarda il pontone di Palazzo Grata, già dai tempi di causa, io l'ho segnalato alla sovrintendenza e trovo veramente miracoloso che sia ancora là. Ecco. Però devo pure segnalare alla sovrintendenza che si tratta di una scultura, non è un pontone, è una scultura del 400, con gli emblemi dei carafi. E penso che forse avrebbe sostituito con una coppia importata, così come ha fatto con la testa. Di Donatello, che era ritenuto una cosa romana, c'è tanto tempo che stavamo su d'accordo. È difficile lavorare là, perché trattandosi di un bene privato, il Stato ormai non ha più soldi. Insomma, è stato difficile per lo Stato intervenire, perché è una cosa di proprietà privata e non con una destinazione pubblica come il Filangieri, ma con una destinazione. Diciamo, la cosa non è facilissima da... Però, se il FAI si pone come obiettivo di riprendere il Stato, ma soprattutto diciamo così, il problema... La realizzazione del portone, ne parlavo anche di fare con le... Questo è il problema.
problema se deve restare là, deve essere liberato in qualche modo, però un portone magari stare davanti potrebbe essere una cosa importante. No, dovrebbe essere una cosa. Ma beh, io penso che la cosa più è una struttura del 400. Allora grazie.